favolosi manieri, ultimi superstiti di un passato e meraviglioso mondo da fiaba. Caratteristici mulini a vento, muti guardiani dell'orizzonte. I numerosi canali, frutto di ingegnose bonifiche servite a sottrarre terreno al mare. Sono l'inconfondibile biglietto da visita di una particolarissima nazione, l'Olanda. Questo è il paese dalle mille frontiere, regno e patria dei tulipani, che coltivati in lunghi filari, dipingono l'orizzonte della fiorente campagna con tinte e colori vivacissimi e sgargianti. L'Olanda è anche terra di passate tradizioni, tradizioni che continuano a vivere e a interessare i numerosi turisti. Il commercio è fiorente e prosperoso, grazie anche alla strategica posizione geografica che fa dell'Olanda una tappa obbligatoria per lo smistamento di molte merci destinate in tutto il mondo. Pregiatissimo il mercato delle spezie e del tabacco, provenienti dalle numerose colonie olandesi sparse in tutto il mondo. Ma l'Olanda è anche terra di pesca. Nei numerosi canali sono presenti infatti svariate specie di pesci, in particolare i lucci, che qui raggiungono enormi dimensioni, perché in Olanda i pescatori praticano da molti anni la cattura e il rilascio del pesce. Oggi la troupe di fisciai è in compagnia di un noto corrispondente della rivista Pesca In, famoso in tutta l'Olanda per la pesca dei lucci, Jan Eggers. In Holland we have many canals with a lot of water. Abbiamo numerosi canali dove si trovano lucci, lucci perca e persici. Vediamo ora come si utilizzano le esche artificiali o i piccoli pesci esca, vivi o morti. In Olanda, quando utilizziamo esche vive o morte, usiamo ferrare dopo circa 5 secondi, per evitare che il pesce ingoi troppo l'esca, con il risultato poi di rendere difficile slamarlo senza danni. Per slamare la preda dovrete sempre essere muniti di speciali pinze a becco lungo, così da poterle facilmente inserire nella bocca del luccio per estrarre l'amo e liberarlo. Un altro metodo consiste nel pescare con il cucchiaino. Useremo nella parte terminale un sottile cavetto di acciaio che eviterà al luccio di tagliare la nostra lenza, mantenendola però flessibile, consentendo un corretto funzionamento dell'artificiale in acqua. Una piccola barca rappresenta il sistema più veloce e più comodo per spostarsi attraverso la fitta rete di canali, consentendo oltremodo di poter approdare a piccole isolette inavvicinabili dalla riva. Infatti Jan accosta proprio ad una di queste piccole isole, che ritiene uno dei suoi posti segreti. Il tempo di scaricare l'attrezzatura e poi si inizia subito la pesca. Jan lancia sicuro in direzione di alcuni ciuffi di alghe e subito dopo alcuni giri di manovella ecco il primo aggancio. La prima cattura è di buon auspicio. È segno infatti che i pesci sono in attività. La giornata si preannuncia molto buona. A giudicare dalle puntate del pesce, non deve trattarsi di un grosso esemplare. E infatti poco dopo un discreto luccio, dibattendosi, fa la sua apparizione in superficie. Jan sapientemente lo afferra. È un esemplare di circa 3 kg.
Si procede a slamarlo, ma con molta cura, cercando di non lacerare la bocca. Ancora qualche secondo per la rituale misurazione. È un esemplare di 77 centimetri. Ci siamo spostati in altri canali poco distanti, alla ricerca di qualche esemplare di taglia maggiore. Ora peschiamo con il vivo e Jan Eggers, presa una vivace scardola, per tenerla ben viva, la innesca con un amo in bocca e un'ancoretta infilata superficialmente nella schiena, per poi lanciarla morbidamente verso la riva opposta. Il luccio è considerato da molti come un distruttore o uno sterminatore di altri pesci e a questo proposito è cacciato senza riguardi. Ma tutto ciò è completamente sbagliato. Il luccio infatti ha la sua parte in natura come selezionatore e regolatore naturale. Provvede all'eliminazione degli esemplari malati ed evita un dannoso sovrappopolamento di altri pesci che darebbero come risultato campo fertile alla comparsa di epidemie infettive. Il galleggiante sussulta. Ecco la boccata. Nel piccolo canale inizia un laborioso recupero. Questa volta la preda sembra degna di rispetto e Jan appare molto concentrato. Ma alla fine ecco il grosso pesce giungere alla riva. È uno stupendo esemplare di circa 90 cm di lunghezza. Ora Jan, con le apposite forbici a becco lungo, procede a slamare il grosso luccio. Poi, con meritato orgoglio, si mette in posa con questa stupenda cattura. Il nostro esperto decide di ispezionare un tratto di canale abbastanza largo, dove la profondità dell'acqua si aggira sul 1,5 metri. Per una migliore azione di pesca si utilizza un galleggiante che mantiene l'esca staccata dal fondale e che Jan recupera lentamente per esplorare un largo tratto di canale. Quando ormai l'esca giunge sotto riva, ecco l'inaspettata boccata. Ci siamo. Questa volta è veramente un grosso luccio, grida Jan, mentre la canna, sollecitata dalle puntate del pesce, si flette fino all'impugnatura. Guardate quale potenza esercita in queste fughe questo stupendo esocide. Ma eccolo giungere in superficie apparentemente stanco. Ma attenzione, potrebbe essere un trucco. Un'ultima sferzata di energia potrebbe capovolgere le sorti del combattimento. E infatti, una violenta fuga coglie impreparato il nostro Jan, che però non sembra preoccuparsi troppo. Ora tenta di guadagnare il largo, ma il nostro esperto, chiusa la frizione del mulinello a bobina fissa, forza il grosso pesce verso la riva. Peso supera abbondantemente i 9 kg. Ma procediamo alla misurazione, ben 103 centimetri.
Queste avventure capitano nei numerosi e popolatissimi canali dell'Olanda. Ma Jan, come tutti gli sportivi che si rispettano, rimetterà in libertà anche questo stupendo luccio. E chissà, forse sarà proprio uno di voi a poterlo ripescare.